Mezzanotte 41, edizione della notte del telegiornale. Sul nome del nuovo Presidente della Repubblica si cercherà il consenso più largo possibile, lo ha detto in serata il Premier Matteo Renzi, intenzionato ad aprire una riflessione con tutti i soggetti politici. Queste parole chiudono una giornata politica all'insegna del caos in Senato, con il Governo che mette la fiducia sul maxi emendamento alla legge di stabilità. Una giornata fatta di rinvii e polemiche, con lo stesso Renzi che ha sfrondato un testo da norme non adeguate. 24 ore e 4 rinvii. Il maxi emendamento alla legge di stabilità approda nell'aula del Senato dopo una giornata ad altissima tensione. E quando in serata il governo pone la fiducia scoppia il caos. La Lega protesta vivacemente. La ricreazione è finita, interviene il presidente Grasso per interrompere la bagarre che accoglie il ministro Boschi. Le opposizioni già nel pomeriggio avevano incalzato il governo per l'andamento dei lavori, chiedendo che il ministro dell'economia Padoan andasse a riferire in Parlamento. Non siamo perfetti, fa sapere intanto il premier Renzi, ma lavoriamo perché la legge di stabilità non sia quel mostro di norme con magari le varie leggi marchetta. Un elenco nel mirino del Movimento 5 Stelle. Nella manovra, denuncia il Movimento, sono stati infilati all'ultimo momento emendamenti per assecondare gli interessi dei lobbisti che affollano in queste ore il Parlamento. L'alto là costringe il governo a riprendere in mano il testo, a controllare riga per riga. Alla fine vengono cancellate una ventina di misure. Si va dall'albo unico dei consulenti finanziari allo stop al pagamento delle accise per carburanti alcolici rubati, passando per le nuove assunzioni per il parco del Gran Paradiso. Cancellata anche l'indicazione della priorità per la tratta ferroviaria Roma-Pescara. Per alcune norme che saltano, altre restano, come la cassa integrazione in deroga per la pesca. I lavori, secondo la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, si chiuderanno comunque questa notte con un voto finale previsto intorno alle 3. Le difficoltà si sono sommate a quella della relazione tecnica a firma della ragioneria, passo necessario affinché i testi potessero essere presentati. Al terzo rinvio lo stesso viceministro all'economia Morando si è trovato costretto ad annunciare ai senatori la mancanza del dossier. La bollinatura è arrivata a fine serata. Una giornata dunque difficile e senza fine a quanto sembra. In questo momento Forza Italia abbandona l'aula e invita le altre opposizioni a fare altrettanto. Ad annunciarlo è stato il capogruppo di Forza Italia Paolo Romani, convinto che non si sia nelle condizioni di continuare. Forti tensioni sono anche quelle emerse dall'incontro tra governo e sindacati sui decreti attuativi del Jobs Act. Per il ministro Poletti va bene il dialogo, ma non nella trattativa, mentre per i sindacati, Susanna Camusso in testa, il concetto che non quadra è quello di monetizzare ciò che prima era una reale tutela per i lavoratori italiani. Clima positivo, va bene il confronto, ma non ci sarà nessuna trattativa, ha chiarito Giuliano Poletti. Il vertice tra il ministro del lavoro e le parti sociali si è risolto in una semplice illustrazione di posizioni distantissime tra loro. Sui decreti attuativi del Jobs Act il governo va dritto per la sua strada e punta ad approvare nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre i primi due provvedimenti, quello sugli ammortizzatori sociali, compresa la ASPI, l'ex indennità di disoccupazione dell'INPS, e l'altro ancora più cruciale sulle famose tutele crescenti. Nel giudizio negativo sull'incontro l'unità sindacale è stata ritrovata, ma solo nella forma, soprattutto sul tema delle tutele, che di fatto sembrerebbe ormai ridotto nello stabilire quale sarà l'indennizzo minimo dovuto al lavoratore nel caso di licenziamento ingiustificato da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. La legge Fornero prevedeva dai 12 ai 24 stipendi come indennizzo, oggi si ragiona su 3 o 6 mensilità. L'impianto va bene, ma sulla cifra risarcitoria non si giochi al ribasso, dice la CISL. CGIL e UIL invece respingono con forza il baratto tra licenziabilità e soldi. Il cuore della proposta è quello che si passa da una tutela reale e concreta per i lavoratori alla monetizzazione di quella tutela. Impossibile per i sindacati dare giudizi sugli ammortizzatori sociali, visto che numeri sulle risorse disponibili non sono stati fatti. Quanto alla ventilata possibilità di inserire tra le giuste cause di licenziamento anche il concetto di scarso rendimento del lavoratore, una proposta esatta per ora non c'è e per i sindacati è la conferma che si vuole svuotare la tutela del reintegro. Per questo sosteniamo che probabilmente in questo Paese le lotte saranno crescenti. In vista delle amministrative di primavera, Matteo Salvini traghetta la Lega al Sud Italia, cambiando il simbolo del Carroccio e non solo.
Per partire alla conquista del Sud in vista delle prossime amministrative della prossima primavera, Matteo Salvini ha eliminato dal nuovo simbolo della Lega Nord ogni riferimento alle origini. Via il Verde e Alberto da Giussano. Via anche ogni riferimento alla Padania. In bella vista al centro di un cerchio blu c'è il nome del leader. Ma la Lega non è un partito personale, prova a spiegare Salvini, che cambia idea anche sull'antimeridionalismo. Mai contestato i cittadini meridionali, ma la politica del Sud, la Roma ladrona, la cattiva amministrazione, dice. Poco più di 5 anni fa Pontida intonava il coro da stadio contro i napoletani. Ora per Salvini la ricetta del federalismo è vincente anche per tenere tutti insieme. I nemici sono altri, l'euro e gli immigrati, e quindi Renzi e Alfano, gli stessi di Grillo. Ecco allora che Salvini prova a smarcarsi almeno sul referendum anti-euro proposto dai 5 Stelle e bocciato come inutile. Sarà fondamentale invece che il nuovo capo dello Stato non sia asservito a Bruxelles, rilancia, indisponibile, avverte ad una alleanza dei moderati che tenga dentro anche il nuovo centrodestra di Alfano. Salvini punta sul nuovo per battere Renzi. Il prossimo voto amministrativo diventa così un test fondamentale anche per Forza Italia. Berlusconi starebbe insistendo con Raffaele Fitto perché si presenti in Puglia per fronteggiare il democratico emiliano. Ma Fitto ritiene la proposta una trappola, per questo ha preso carta e penna e scritto direttamente a Berlusconi per avvertirlo. La sola candidatura disposta ad accettare è quella alle primarie. Ne parleranno Berlusconi e Fitto lunedì ad Arcore, dove è previsto il brindisi con gli europarlamentari azzurri. Nell'ambito dell'inchiesta su Mafia Capitale, la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 milioni di euro all'imprenditore Guarnera. Il Tribunale del Riesame intanto ha confermato con l'aggravante mafiosa il carcere per Buzzi e De Carlo, tra gli altri, mentre torna in libertà Riccardo Mancini, ex uomo di fiducia di Alemanno. È rientrato a Roma Riccardo Mancini, l'ex amministratore delegato di Ente Eur. La sua è la prima scarcerazione nell'inchiesta Mafia Capitale. Mancini, uomo di fiducia dell'ex sindaco indagato Alemanno, è stato detenuto fino ad oggi nel carcere di massima sicurezza di Teramo. L'ex AD di Ente Eur, già arrestato nel 2008 per corruzione e concussione per una tangente nell'inchiesta per l'appalto dei filobus della Breda Menarini, è considerato dalla Procura di Roma e dal ROS dei Carabinieri un elemento di spicco nel sodalizio criminale capeggiato, secondo l'accusa, dall'ex terrorista nero Massimo Carminati e dal potente uomo delle cooperative Salvatore Buzzi. E proprio Carminati, intercettato, temeva che Mancini potesse cedere e rivelare qualche nome importante, come quello di un deputato a cui avrebbe consegnato una mazzetta. Anche Mancini, come la gran parte degli indagati, deve rispondere di associazione mafiosa. Aspettiamo le motivazioni del Tribunale del Riesame, ha detto il suo legale, negando l'aggravante mafiosa prospettata dal GIP. Restano in carcere quasi tutti gli altri. Per Salvatore Buzzi, il presidente della cooperativa, 29 giugno, è stata confermata, come già per Carminati, l'aggravante mafiosa, carcere e 416 bis anche per Giovanni De Carlo. Per i magistrati il collegamento tra Cosa Nostra e Mafia Capitale, concessi domiciliari all'ex direttore generale di AMA Fiscon. L'inchiesta va avanti anche con i sequestri, come quello dei beni per 100 milioni di euro che ha colpito Cristiano Guarnera, imprenditore arrestato prima colluso al clan Buzzi Carminati, poi parte integrante del sodalizio mafioso. Io qui a Roma non me posso toccare manco Gesù Cristo. Secondo i magistrati, Guarnera avrebbe messo a disposizione le sue imprese edili ed è a lui che Carminati spiega la teoria del mondo di mezzo. Carlo De Benedetti, suo fratello Franco, il figlio Rodolfo, nonché l'ex ministro Corrado Passera e Roberto Colaninno sono questi i nomi di spicco tra i 33 che compaiono nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Ivrea. L'accusa è di omicidio colposo e lesioni per l'avvelenamento da amianto di 14 operai di Olivetti. I manager si sono avvicendati ai vertici dell'azienda fra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 80. Carlo De Benedetti si è dichiarato estraneo ai fatti. L'indagine, ha spiegato il legale di De Benedetti, si basa su ipotesi. Roberto Colaninno, per lui l'accusa è solo di lesioni colpose, ha spiegato di non essere mai stato messo a conoscenza di problemi relativi all'inquinamento da amianto.
Oltre 130 scosse sismiche nelle ultime ore hanno investito la zona del Chianti in Toscana. La più forte ha raggiunto la magnitudo del 4.1. Le scosse sono state avvertite anche a Firenze e in altre città della regione. Nessun danno riportato dai musei, che sono sempre rimasti aperti, chiuso e poi riaperto nel pomeriggio Palazzo Vecchio per consentire le verifiche dopo le scosse di terremoto. Le scuole resteranno chiuse anche oggi a San Casciano, Greve in Chianti, Barberino, Valdelsa, Tavernelle e Impruneta. Andiamo all'estero. Il governo di Nuova Delhi ha confermato l'esistenza di una trattativa per cercare di risolvere la vicenda dei fucilieri di Marina La Torre e Girone. È la prima volta che l'India annuncia ufficialmente di valutare una proposta avanzata dal governo italiano per una soluzione consensuale. A raffreddare l'iniziale entusiasmo nel pomeriggio però sono arrivate le dichiarazioni del ministro degli esteri Gentiloni, che ha sì confermato che da mesi è in corso un dialogo, ma che al momento i risultati dello stesso sono da ritenersi deludenti. Nei giorni scorsi la Corte Suprema indiana aveva respinto la richiesta dei due fucilieri di poter trascorrere in Italia le prossime festività natalizie, un irrigidimento che non sarebbe però stato suggerito dal governo del Premier Modi. Negli Stati Uniti adesso, perché c'è stato il discorso di fine anno del presidente Barack Obama, che ha parlato della svolta con Cuba, che sì è ancora un regime ma vicino al cambiamento, e poi ha ammonito: nessun dittatore ci imporrà la censura. E qui il riferimento è tutto alla Corea del Nord e al recente attacco informatico. Nessun dittatore imporrà la censura agli Stati Uniti. La conferenza stampa di fine anno del presidente Barack Obama ha un bersaglio preciso: la Corea del Nord e Kim Jong-un. Quando entra in sala stampa, infatti, è ancora fresca la notizia della conferma da parte dell'FBI che il cyberattacco del 24 novembre scorso contro la Sony Pictures è stato opera del governo di Pyongyang. Attacco che ha indotto il colosso dell'entertainment a ritirare l'uscita del film The Interview, che parla di un complotto per uccidere il leader nordcoreano. Proprio a questa decisione sono riferite le parole di Obama sulla censura. La Sony ha sbagliato, dice, e poi annuncia che gli Stati Uniti risponderanno in modo proporzionale. Penseremo ad una nuova legge per il web, ha aggiunto, per garantire maggiore sicurezza. Ma nelle parole del presidente statunitense non poteva mancare un riferimento al disgelo con Cuba, dove vige ancora un regime che reprime il suo popolo, dice, sostenendo di comprendere le preoccupazioni degli attivisti per i diritti umani. Questa però è un'opportunità per cambiare. Obama ammette poi che al momento una sua visita a L'Avana non è all'ordine del giorno. Terzo pilastro del discorso dell'inquilino della Casa Bianca: l'economia e l'occupazione. Obama sottolinea come gli Stati Uniti nel 2014 abbiano fatto grandi passi avanti su questi fronti e indica anche i due obiettivi da centrare per il prossimo anno: aumento dei salari e riforma del sistema fiscale nella direzione dell'equità sociale, obiettivi molto ambiziosi ma molto difficili da raggiungere, soprattutto con un congresso ormai dominato dai repubblicani. La pagina sportiva adesso, in studio Ugo Francicanava, buonanotte. Buonanotte a te Luca, e sì, ritornano gli anticipi, quelli regolari del sabato dopo i due di giovedì, anomalmente piazzati proprio in quel giorno della settimana in vista della Supercoppa italiana. C'è un Roma-Milan davvero interessante con tanti temi e soprattutto il ritorno di Garcia in panchina dopo la sospensione della squalifica. È stato solo un malinteso, squalifica sospesa. Rudy Garcia sarà regolarmente in panchina nell'anticipo contro il Milan. A deciderlo è stata la Corte Sportiva d'Appello, che ha accolto il ricorso presentato dal club giallorosso. Fondamentale la retromarcia dello steward, che aveva accusato il tecnico della Roma di aver tentato di colpirlo con uno schiaffo nel finale concitato di Genoa-Milan. È stato il direttore generale della Roma, Mauro Baldizzoni, a rendere pubblico il passo indietro dell'accusatore. Il Genoa ci ha comunicato che non c'è stato nessun gesto violento, si è trattato solo di un malinteso dovuto alla concitazione del momento. Storia chiusa, quindi, anche se la Corte d'Appello ha fatto sapere di aver inviato gli atti alla Procura federale per nuovi approfondimenti. Prima della sospensione, della squalifica, Garcia aveva scelto la strada dell'ironia. Ma c'era una persona che non conosco ancora, che sembra essere uno steward. Ma prima gli ho dato una bastonata nel ginocchio, dopo ho preso la mia pistola e ho sparato una pallottola nel piede. Mai si era visto un Rudy Garcia così teso. Ascoltatemi bene. Più ci daranno fastidio, più lotteremo. Più sarà difficile, più attaccheremo. Vigilia strana quella giallorossa, la sfida con il Milan è diventata quasi un dettaglio, eppure in gioco ci sono tre punti fondamentali nella rincorsa alla Juve.
Garcia rilancerà dal primo minuto Totti e De Rossi, inoltre ci sarà Olebas, graziato dalla giustizia sportiva, per il gesto che aveva scatenato l'ira di Marassi. In casa Milan, l'abituale visita di Silvio Berlusconi, che ha parlato la squadra caricando i giocatori con frasi ad effetto come questa. La nostra rosa non è certo inferiore a quella della Roma. L'occasione per dimostrarlo tra poche ore. Lo sport davanti al Papa. Oggi il pontefice ha celebrato la messa per gli sportivi e ha anche dato il suo appoggio al progetto delle Olimpiadi a Roma nel 2024. Auguri anche per la candidatura di Roma ad ospitare i Giochi Olimpici del 2024. Io non ci sarò, La battuta finale di Papa Francesco ha strappato un lungo applauso agli oltre 10.000 tra atleti, dirigenti e tecnici presenti alla messa degli sportivi celebrata nella Basilica di San Pietro. Le parole del pontefice che hanno chiuso le celebrazioni per i 100 anni del CONI hanno rappresentato soprattutto una benedizione per le speranze olimpiche del nostro paese. Un sostegno tanto più forte perché manifestato di fronte a 6 membri del Comitato Internazionale che avranno diritto di voto nell'assegnazione dei giochi del 2024. Il Vaticano è nella città di Roma, ha commentato il numero uno dello sport azzurro Giovanni Malagò, quasi a sottolineare il valore aggiunto della candidatura italiana, che ha in progetto di portare una disciplina come il tiro con l'arco nel suggestivo scenario di Piazza San Pietro. All'incontro con Bergoglio, presente anche Carolina Kostner, l'ex pattinatrice che rischia 4 anni e 3 mesi di squalifica per aver coperto l'allora fidanzato, il marciatore Alex Schwarzer, risultato poi positivo ad un controllo antidoping. Una richiesta di condanna ritenuta eccessiva da più parti. Mi sarei comportato come lei, aveva confessato qualche giorno fa lo stesso numero uno del CONI. Adesso, a ridosso della sentenza prevista per gennaio, al fianco della Kostner si schiera anche la Federghiaccio. Carolina è innocente, scrive in una nota il presidente Andrea Joss, che crede fermamente nella buona fede della campionessa. Luca, per lo sport è tutto, a te. Grazie Ugo, allora noi chiudiamo quando mancano 2 minuti alle 1, ricordandovi il prossimo appuntamento con l'informazione alle 7:30. Buonanotte.